Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi andremo a commentare insieme un po' di novità di Trendmood. Era da tantissimo che non giravo questa tipologia di video e sapete che ogni tanto mi piace. Quindi io munita di iPad e direi di andare subito a vedere quali novità ci sono. Come al solito quando registro questa tipologia di video mi sposto verso questa parte dello schermo così da potervi inserire qui le foto che io vedo sull'iPad. Iniziamo con questa collezione di Pat McGrath per Bridgerton. A me piace tantissimo, sinceramente, la trovo veramente veramente cute. Mi piace un sacco il puff e anche il pack dei rossettini. I rossetti in sé non lo so, non mi fanno impazzire perché sapete che io preferisco molto di più i rossetti liquidi. Però trovo che la collezione siano veramente bellini. E anche la palette che magari ad una prima occhiata può sembrare niente di che, dagli swatch è veramente veramente bella. Secondo me ha soprattutto quel rosa e quell'oro che sono bellissimi. Mi è capitato da Sephora di swatchare i multichrome di Pat McGrath e sono stupendi. Sarebbe figo se facesse tipo una palette solo con quelli. Nuove palettine anche per quanto riguarda Rare Beauty, ovvero il brand di Ariana Grande. Io questo brand non l'ho provato, però ho visto qualche recensione e devo dire che non mi ispira per niente. Sembrano un po' formulazioni old style. Questo è quello che ho percepito dai video, appunto. Nuova palettina di illuminanti da un brand che sinceramente non avevo mai sentito, ovvero Susie Keke. Mi ricorda un po' Floresis come concept. Peccato sinceramente rovinare delle cialde così. È stupenda. Nuova collezione di Colourpop, Daisy Does It. Niente di che, sinceramente non mi ispira tanto, più che altro perché è una palette vista e rivista. Anche le altre cose, Fresh Kiss, cosa sono, rossettini liquidi. Ma alcuni colori mi sembrano carini, però sinceramente prendere un colore e pagarci più di spedizione di dogana, anche no, grazie. Magari se fossero più facilmente reperibili avrei potuto farci un pensiero, visto che di base è un brand molto low cost. Beh, giustamente, visto che sappiamo ormai che ogni settimana esce un nuovo gloss di Fenty, giustamente doveva uscire uno anche questa. No, sinceramente non mi ispira neanche un po'. Sapete, io i gloss di base non è che li utilizzi poi così tanto. Rosati, che no, grazie. Secondo me sarebbe meglio se tipo aspettasse e facesse uscire una collezione di gloss completa, tutto in una volta e non una settimana, perché è anche rotto. Ok, passiamo oltre. Passiamo ad Essence. Questi blush Sun Kiss bronzer sono molto carini secondo me. Ovviamente le ho dette tutte tranne quelle che sono, ovvero illuminanti. Non ci sono colorazioni che mi chiamano particolarmente perché mi sembrano o troppo scure o troppo rosate. E comunque sapete che i miei illuminanti preferiti sono quelli a base glitter. Non mi ispirano, però sono molto carini. Nuovo setting spray di Urban Decay, l'All Nighter, stavolta in versione gialla e viola. Che cosa di diverso questo? Alla vitamina C. Penso che per il resto sia molto simile all'altro. Charlotte Tilbury, nuova collezione. Collezione Pillow Talk, sinceramente non mi ispira a nulla. Non lo so, non è un brand che mi chiama tanto. Mi piacerebbe provare magari il bronzer e la cipria. La cipria quella sì. Ma i mascara marroni non mi ispirano, non ne ho mai provati in realtà, però amo le ciglia nere e soprattutto mettendo sempre le ciglia finte, visto che le ho tutte nere, mi sembrerebbe un po' strano avere le ciglia marroni e le ciglia finte nere. Illuminanti liquidi, anche questo non è un prodotto che mi ispira troppo. Illuminanti pressati, questi sono carini pack sinceramente, ma non prenderei mai un prodotto di Charlotte per il pack. E basta. Per quanto riguarda l'illuminante, stesso discorso di prima. Ok, carine. A parte che uno mi sembra troppo rosato e uno mi sembra troppo scuro. Non mi sembra che abbia fatto grandi vie di mezzo, ma comunque io poi dico le formule glitter, quindi ok. Bronzer o blush per incarnati molto scuri, penso, non lo so. Comunque in crema, not my cup of tea. Nuova palettina di blush di Tarte. Molto carina questa. Mi sembra abbastanza simile a una che mi deve arrivare da Shane. Nuova collezione di Jeffree Star. Lo dico con gli occhi a cuoricino e un sorriso che mi va da orecchio a orecchio, perché sapete quanto io ami Jeffree. Ho già visto ovviamente il video promo di questa collezione e mi sono già innamorata della palette e dello specchio. La palette di illuminanti Ice Crusher invece è tra tutta la collezione forse la cosa che mi chiama un pochino di meno, ovvero i colori sono molto belli ma preferisco le altre sue due formulazioni di illuminanti. Io appena ho visto lo specchio sono impazzita, bellissimo, cioè sia rosa sia nero. Ok, Spectrum ha fatto una collezione a tema Emily in Paris. Se non la conoscete, dubito, però è una serie Netflix. Ha fatto una collezione di spuntini
spugnette per makeup a tema dolci. Io colleziono le spugnette makeup perché, non lo so, alcune trovo che abbiano delle forme super carine. Queste qua sono bellissime. Altro brand di cui non conoscevo l'esistenza, Menagerie Cosmetics. Palette super carina, almeno a vederla così sembra che gli shimmer siano veramente belli. Sinceramente niente che io non abbia già, perché nella mia collezione di palette colorate ne ho veramente tantissime, però la trovo molto bellina. Direi di passare all'ultima novità per questo video e chiudiamo in bellezza con la nuova palette di Norvina. Io amo le sue palette, ne ho solo 2 su 5 che ne ha fatte. Mi mancano la prima, la quarta e la quinta, perché in realtà le trovo tutte super bellissime. E anche questa sembra veramente veramente bella. Magari non tanto per i matte, che ok, cioè sono belli, però anche qua niente che io non abbia già. Ma quei 4 shimmer là in alto sono veramente belli. C'è tipo A2 che sembra stupendo. E ora ritorno al centro. Come al solito vi ricordo di dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutto quanto, tutti i vari link per seguirmi sugli altri miei social. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. E se siete interessati a sapere come ho realizzato il make up di oggi, allora non perdetevi il video di prossima settimana. Io vi mando un bacione. Ciao!